Con il passare delle generazioni, i nostri antenati hanno certamente cambiato il loro aspetto, si sono evoluti. Ma parallelamente a questo hanno migliorato anche il modo di comunicare, il linguaggio. Grazie soprattutto a una scoperta che ha rivoluzionato la loro vita. C'è qualcosa che ha dato un impulso fondamentale al linguaggio, ed è il fuoco. Il fuoco e gli incendi in generale sono sempre stati visti come un pericolo mortale qui nelle savane. In pochissimo tempo vi devastano ampie aree, uccidendo alberi, animali, intrappolando probabilmente anche una buona parte dei nostri antenati, ma ad un certo punto loro hanno fatto qualcosa che nessun altro animale era riuscito a fare prima. Sono riusciti ad addomesticare questa belva naturale e a trasformare un pericolo in un vantaggio. Ad un certo punto, infatti, negli accampamenti di questi nostri antichissimi antenati sono comparsi i primi focolari. E attorno a un focolare, certo, ci si difende dagli animali di notte, ma soprattutto si parla, si ride, si scherza, si preparano nuove cacce, nuove strategie di sopravvivenza. Insomma, nel corso di millenni, centinaia di migliaia di anni, il fuoco ha lentamente aiutato il linguaggio, lo ha aiutato a evolversi, a diventare più efficiente. Ma come ha fatto l'uomo ad addomesticare il fuoco? E quando ci è riuscito? Molto probabilmente, all'origine di tutto ci furono dei fuochi naturali come quelli innescati dai fulmini. Gli ominidi conoscevano bene gli incendi naturali che spesso devastavano l'ambiente. Probabilmente li sfruttavano in parte per catturare animali in fuga o per nutrirsi della carne di quelli rimasti intrappolati. Ma diffidavano del fuoco. Era qualcosa che poteva uccidere anche loro, una specie di predatore. Tuttavia, c'era sempre qualcuno che andava più in là degli altri, coraggioso o incosciente che fosse. Su! Su! Ma qualcuno capì che si poteva fare di meglio. Il fuoco infatti è contagioso, i legni secchi si incendiano facilmente. È quindi possibile quasi giocare con questo strano predatore e raccoglierlo, trasportandolo altrove. Non sappiamo chi fece questo primo passo, ma certamente nel gruppo tutti sentivano che stava facendo qualcosa di nuovo e di pericoloso. Il fuoco è impalpabile ma morde. Bisogna saperlo maneggiare con attenzione. Ormai la conquista del fuoco era avviata. Come un carnivoro al guinzaglio, il fuoco non aggrediva chi lo maneggiava, ma sembrava ubbidirgli e assecondarlo. L'eccitazione è notevole. Gli uomini sentono di aver conquistato un alleato potente. Col tempo gli ominidi acquisirono una crescente familiarità con il fuoco. Impararono a prelevarlo e a trasportarlo per contagiare altra legna. Nessuno sapeva ancora produrlo,
e per lungo tempo il trasporto di tizzoni accesi fu il solo modo di avere il fuoco con sé. Su questi focolari improvvisati, gli ominidi probabilmente poggiarono i corpi delle prede al fine di bruciarli, come avevano visto accadere negli incendi naturali. Sapevano che la carne, anche se scottava, a contatto con il fuoco diventava più morbida e più facile da masticare. E questo consentiva a vecchi e bambini di mangiare più carne, incrementando le loro possibilità di sopravvivenza. Inoltre il fuoco uccideva batteri e parassiti. Comunque c'erano uomini, non sempre nello stesso modo, ma stranamente nello stesso momento, su tutto il pianeta, 500.000 anni fa. Il fuoco è arrivato nella nostra vita e l'ha considerevolmente migliorata. Ha indurito la punta delle nostre armi. Ci ha difeso dalle belve, ci ha illuminato, riscaldato, rassicurato nelle lunghe notti buie. La conquista è stata difficile e costellata di fallimenti. Ci sono voluti migliaia di tentativi perché nascesse l'idea che il fuoco poteva essere acceso, conservato e poi spento dall'uomo.